Ciao a tutti, io sono Selene di Un Punto alla Volta e oggi vi mostrerò come cucire l'abito 3A dal nuovo Burda Easy. L'abito può sembrare molto basic se non fosse per il dettaglio sulla schiena, infatti abbiamo questo bel cutout che sicuramente non passa inosservato. Vi ricordo di iscrivervi al canale di Burda se non volete perdervi i prossimi video tutorial e giù in descrizione trovate tutti i riferimenti utili per replicare l'abito che realizzeremo adesso nel tutorial ma anche per seguire Burda sui social. Vi lascio al video tutorial. Il modello è il 3A, noi lo faremo nella versione più corta, però se volete lo potete fare anche un pochino più lungo con la balsa sul fondo. Utilizzerò un popolin di cotone, questo è di Nella Tessuti in tinta unita lilla. Sul davanti del corpino sono presenti delle pence, quindi prendo la carta copiativa di Prim e con una rotella con i dentini vado a passare sopra la linea in concomitanza della taglia che ho scelto. Poi tolgo il cartamodello, giro dall'altra parte la stoffa e faccio la stessa cosa dall'altra parte passando sulla stessa linea. Quindi abbiamo il corpino davanti con le pence segnate, il corpino la parte dietro e questo è il ripiego dietro superiore che ci servirà per la culissa del cutout. Poi abbiamo il telo della gonna davanti, il telo dietro e anche in questo caso abbiamo il ripiego che ci servirà per la parte inferiore del cutout. Poi abbiamo le parti del ripiego del collo che vado a rinforzare con la teletta termoadesiva H180 di Freudenberg. Semplicemente taglio la forma, metto la stoffa al rovescio contro rovescio, sovrappongo un pezzo di stoffa e vado a pressare con il ferro da stiro. Presso in tutti i punti senza tirare la stoffa. E questo è il risultato, infatti ho rinforzato entrambe le parti del ripiego del collo. Infine ho tagliato la stoffa in sbieco per creare un nastro che utilizzerò per andare a rifinire poi i giro manica. E questo è il risultato. Quindi per prima cosa andiamo a cucire le pence, piego la stoffa, il dritto è all'interno, quindi la piego al dritto contro dritto, faccio combaciare le tacche esterne della pence e fermo con gli spilli lungo la linea che ho tracciato prima con il foglio copiativo, quindi col gesso. Faccio la stessa cosa anche dall'altro lato. Quindi andrò a fare una cucitura dritta da entrambe le parti, proprio sulla linea del gesso. Questo è il risultato, vado a spingere la pence sul retro verso il basso e vado a stirare proprio per fermare la stoffa. Fatto questo passaggio potrò andare a bordare con un punto zigzag o con la taglia a cuci sia i laterali della maglia ma anche le spalle. Ora prendo la parte davanti e la parte dietro del corpino, la stoffa al dritto contro dritto, faccio combaciare la linea delle spalle, appunto, e vado a fare una cucitura dritta per unirle insieme, sia da un lato che dall'altro. La stessa cosa la faccio anche col rinforzo del collo, quindi faccio combaciare la linea delle spalle, sia da un lato che dall'altro, e faccio una cucitura dritta. Ho aperto i margini di cucitura con il ferro da stiro, sia sul ripiego che sulla maglia, e come potete vedere ho anche già bordato con la taglia a cuci, ma anche con un punto zigzag va bene, tutta la parte esterna del ripiego. Ora lo posiziono al dritto contro dritto sulla maglia, faccio combaciare innanzitutto le cuciture delle spalle, sia da un lato che dall'altro, e poi vado ad appuntare il ripiego sullo scollo tutto intorno. Farò una cucitura proprio nella parte interna e vado ad incidere con le forbici nelle parti dove ci sono le curve, proprio all'interno del margine di cucitura, quindi non taglio la cucitura che abbiamo appena fatto. Questo mi permetterà di rigirare il ripiego verso l'interno della maglia in maniera che non faccia difetto proprio sulle curve. Quindi con il ferro da stiro vado a fermare il ripiego verso l'interno della maglia.
Sempre con il ferro da stiro vado a piegare per lungo il nastro sbieco che ho creato in precedenza. In questo caso il rovescio della stoffa è all'interno. Poi lo vado a dividere a metà e lo posiziono lungo il profilo del giro manica. In questo modo tengo appunto la maglia aperta e applico gli spilli lungo tutto il bordo, partendo dalla spalla e poi spostandomi verso la parte esterna, quindi il giro manica davanti e quello dietro. Finito di appuntarlo, farò una cucitura a un centimetro dal bordo. Poi prendo il ferro da stiro, stiro il nastro verso l'esterno. E poi rigiro la stoffa e lo piego verso l'interno. Mi aiuto sempre con il ferro da stiro per posizionarlo. Taglio se c'è un'eccedenza di nastro. Finisco di stirarlo, appunterò con gli spilli e farò una cucitura per bloccarlo verso l'interno a 5 mm dal bordo. Questo è il risultato finale. Rifinito il giro manica, posso unire i laterali del corpino insieme, quindi metto la stoffa al dritto contro dritto e vado a fare la mia cucitura dritta. Ora metto al dritto contro dritto i teli della gonna, quindi la parte davanti con la parte dietro, e farò una cucitura per unire i laterali. Tenendo la gonna al rovescio, infilo all'interno della gonna il corpino al dritto, quindi le stoffe in questo caso saranno al dritto contro dritto. Faccio combaciare innanzitutto le cuciture laterali che abbiamo appena fatto tra la gonna e il corpino e metto uno spillo. Poi metto gli spilli anche sulla parte centrale, quindi unisco il corpino con l'abito, prima con gli spilli e poi farò una cucitura sempre con punto dritto. La cucitura si fermerà a circa 1,5 cm dall'estremità dietro, esattamente qui, sia da una parte che dall'altra. Dopo aver fatto la mia cucitura, spingerò questo margine verso il basso, borderò con tagliacuci o anche punto a zigzag questo margine e appunto lo spingerò verso il basso perché farò una cucitura dritta per creare la coulisse, questa qui, in cui potrò inserire il mio elastico. Mi aiuto con l'uncino, quello per rivoltare i tubolari, per entrare all'interno della coulisse e infilare velocemente l'elastico. Fermo l'elastico sia da un lato che dall'altro. Prima con gli spilli e poi andrò a fermare il tutto con un punto dritto sia di qua che dall'altra parte. E questo è il risultato dell'elastico in vita. Sul retro, sul centro dietro, ho fatto due piccoli occhielli e adesso vado a posizionare al dritto contro dritto il ripiego dietro dell'abito, quello che ci servirà per creare la coulisse del cutout, e vado a cucire queste due parti, lasciando però anche qui 1,5 cm nella parte interna. Apro i margini di cucitura, posiziono al dritto contro dritto questo ripiego lungo tutta la circonferenza del cutout e faccio la mia cucitura. Anche qui vado ad incidere come abbiamo fatto prima per il ripiego del collo in maniera tale che sia più semplice rigirare all'interno il ripiego. E infatti poi porto il ripiego verso l'interno dell'abito e fermo con gli spilli tutto intorno.
Farò una cucitura tutta intorno a circa un centimetro dal bordo per creare la mia culisse. Infatti poi prendo il mio cordino, lo inserisco all'interno della culisse aiutandomi con una spilla da baia, lo porto tutto intorno e lo faccio fuoriuscire ovviamente dai due occhielli che ho creato in precedenza. Questo ci permetterà di regolare l'abito una volta indossato. Per quanto riguarda invece l'orlo, faccio un semplice orlo arrotolato, lo piego prima di 2 cm, poi di altri 2 e faccio una cucitura tutto intorno. Questo è l'abito finito e indossato, come vedete sul davanti sembra basic, ma sul retro nasconde il dettaglio inaspettato. Io spero di esservi stata utile e vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link utili per replicare anche voi quest'abito. Ciao!